Buongiorno a tutti e benvenuti su Quadrata. Io sono Dimitri Bellini e questo è il mio canale in cui parliamo di soluzioni open source nell'ambito dell'IT. E quest'oggi parleremo di Zabbix. Perché? Perché il mio amico Matteo gli è venuto in mente di installare Grafana e Zabbix e ha detto non funziona, è un casino, eh. Ma allora proviamo live con queste manine, andiamo a installare Zabbix, prendendo spunto dalla documentazione ufficiale del sito zabbix.com e poi andiamo a installare la versione Grafana 9.2x, perché non mi ricordo a dove siamo arrivati, e il plugin dedicato al Zabbix per Grafana e vediamo cosa succede. Quindi partiamo subito dal come facciamo a fare l'installazione di Zabbix. Quindi andiamo sul sito Zabbix nell'area Download. Scegliamo la release di Zabbix che vogliamo installare, in questo caso la 6.2 con come distribuzione Rocky versione 8, volevo essere troppo moderno, e come database MySQL, lascio Apache, tanto è indifferente, va bene così. Quindi seguirò queste indicazioni per installare lo Zabbix. Dopodiché passiamo a installare Grafana sfruttando i repository RPM che ci vengono a disposizione, dati a disposizione di Grafana, e poi andiamo a installare, ops, qua dov'è? Ho perso un pezzo. Andiamo a installare il plugin con questo comando di Zabbix per Grafana. Quindi partiamo da questo. Come prima cosa, ci posizioniamo qua sulla nostra console e andiamo a scaricarci gli RPM di Zabbix. Quindi prendiamoci il nostro comandino classico, rpm-vh, poi mi... Ah, ecco perché. Scusate, qua c'è un doppio incolla. Ok, track, via, ci installiamo lo Zabbix. Poi, seguendo la guida, adesso dobbiamo installare il modulo di PHP. In questo caso il PHP 7.4, quindi andiamo ad abilitare il PHP 7.4 sulla mia bellissima distro e vediamo cosa succede. Yes, bene così. Ok, complex, e poi andiamo a installare invece tutte le varie componenti che ci servono per il nostro Zabbix. Quindi installiamo qua. Ops, agent, ok. Installiamo tutta sta rumenta. Cosa manca? Manca il MySQL Server, perché come database in questo caso ci appoggeremo al MySQL. Quindi durante la fase di installazione degli RPM di Zabbix non viene caricato anche l'RPM del MySQL Server, dobbiamo farlo noi a mano, ok? Quindi se non sale lo Zabbix, il motivo è perché non avete installato il MySQL. Quindi in questo caso, appena finiamo di installare i pacchetti di Zabbix, in questo caso sto cercando di installare il Zabbix se Linux, i vari scrippettoni. Ok, finito. Quindi facciamo dnf install MySQL server. Ok, ci carichiamo di un altro dozziliardo di pacchettini e andiamo a installarci anche il MySQL server. Ci dobbiamo ricordare chiaramente di attivarlo al boot, quindi adesso appena finisce attiviamo il servizio con il nostro system control. Quindi, amichetto, qua sta ancora finendo di installare il tutto. Andiamo avanti. Ok, dai, veloce. E con un comandino veloce veloce, se questo si installa. Velocizzo. Vediamo un po', dai. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. L'ha fatta. Velocizzo. Lento. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso dobbiamo fare che cosa? Far partire il nostro servizio MySQL. Quindi facciamo MySQL server, ok, meno now, così lo abilitiamo e lo facciamo partire al volo. Perché? Perché si chiama MySQL D. Scusa. Quindi adesso me lo sta abilitando al boot e intanto cerca di farlo partire. Vediamo se parte. Partito. Quindi, riguardando la documentazione di Zabbix, adesso qua cosa ci dice? Devi andare sul MySQL e a questo punto dobbiamo
cioè dobbiamo creare il database, quindi andiamo a crearci il database, ok, di nome Zabbix, poi ci dobbiamo creare l'utente con la relativa password e la facciamo difficile, ci mettiamo la password, poi dobbiamo abilitare il grant all privilege, ok, su questa macchina, perfetto. Poi ultima opzione, che questa qui è una cosa nuova, è stata introdotta con la 6.2, bisogna attivare sostanzialmente delle funzioni avanzate per il MySQL, cioè sostanzialmente sono i trigger, quindi delle azioni che vengono partono direttamente dal MySQL e ci serviranno per la configuration cache reload automatica dello Zabbix. Poi usciamo, va bene, usciamo dal MySQL. E a questo punto dobbiamo andare a caricare all'interno del MySQL i dati di base della nostra installazione Zabbix, ok? Quindi lanciamo questo stringotto, ci mettiamo la password e teoricamente adesso sta importando la pre-configurazione di tutto l'ambiente Zabbix sul nostro MySQL all'interno della tabella Zabbix, sfruttando l'utente Zabbix che abbiamo appena creato. Successivamente vedremo cosa c'è bisogno di fare. Ok, siamo riusciti a importare adesso anche la configurazione di base del nostro Zabbix. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare su MySQL per riabilitare, MySQL, e andiamo a disabilitare la funzione log bin trust function che avevamo precedentemente abilitato, e riusciamo di nuovo, e a questo punto andiamo a modificare il file di configurazione zabbixserver.conf solamente per dirgli che qual è la password che abbiamo scelto, ok, per il database. Quindi aggiungo qua la nostra password che si chiama password, ok, quindi teoricamente adesso dovremmo essere abbastanza a posto. Quindi cosa facciamo? Avviamo i servizi Zabbix, ok? Quindi proviamo ad avviare e vediamo cosa succede. Funziona tutto. Le abilitiamo anche al boot, quindi facciamo anche un enable, ok? Seguendo la guida. Perfetto. Andiamo a vedere i log dello Zabbix, tanto per non sbagliare. È sempre buona consuetudine verificare i log di sistema. E come vediamo qua, praticamente quasi tutti i processi sono partiti e adesso sta cercando di monitorare se stesso, okay? Quindi in linea di massima ci siamo, quindi lo Zabbix è installato. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo adesso configurare il nostro Grafana. Quindi nella guida ufficiale adesso qua mi dice di andare a creare un repository Grafana nella nostra macchina con queste indicazioni. Quindi andiamo a prenderci di nuovo la nostra console e creiamo questo file repo. Perfetto, ci copio dentro tutte le cose che ci servono e speriamo che funzioni. Ok, via. Poi a sto punto che cosa dobbiamo fare? Teoricamente basta solo fare DNF install, yum install, quello che è, e andiamo a vedere che cosa riesce a installare. Dovrebbe essere la versione 9 e qualcosina in questo caso, vediamo un po'. No, non installiamo la beta. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirgli al repository che avevamo appena configurato di escludere le beta, quindi ci mettiamo exclude beta. Quindi rilanciamo di nuovo questo e vediamo. Ops, perché dobbiamo fare un DNF clean all e rilanciamo il tutto, così fa una rilettura delle cache dei repository e vediamo se effettivamente ci fa ancora installare il Grafana 9.3, ma spero proprio di no. In questo caso, legati, io volevo provare il 9.2 che dovrebbe essere la versione stabile. Perfetto, continua a darci la versione 9.3. Maledetti quelli di Grafana. Quindi proviamo a vedere se lo forziamo alla 9.2 asterisco e vediamo un po'. Oh, ok.
forzato, installato la 9.2 asterisco. Volevo mettere le beta, ragazzi, bene tutto, non esageriamo. E adesso dovremmo avere il nostro Grafana server quasi pronto per l'uso. Dobbiamo chiaramente attivare anche lui, quindi un system control lo attiviamo. E appena ha finito, ok, perfetto, system control enable Grafana server, se non ricordo male, enable non esiste, Grafana server, ok, perfetto. Il Grafana server sarà disponibile sulla porta 3000 del nostro serverino, che la nostra virtual machine che abbiamo creato. Chiaramente prima di far questo, cioè prima di vedere proprio il nostro, vabbè, guardiamolo, dai, guardiamo anche il nostro Grafana, quindi questo qua è l'IP della mia macchina, e andiamo sulla porta 3000, ok, eccolo qua, admin, adesso ci chiede di cambiare la password, va bene, ci mettiamo un'altra password, ok, va bene. Perfetto, quindi il Grafana l'abbiamo installato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il plugin di Zabbix, ok? Quindi riswitchiamo sulla nostra console e a questo punto lanciamo da command line l'installazione del plugin di Zabbix. Il plugin di Zabbix è stato installato, adesso dobbiamo riavviare il nostro Grafana server. Quindi facciamo un restart, togliamo il now e riavviamo il Grafana. A questo punto posizioniamoci sul browser di nuovo e andiamo a vedere qua, facciamo reload, ok. Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso dobbiamo attivare il plugin che abbiamo appena installato, quindi vado sotto plugins e attivo plugin dello Zabbix, eccolo qua, enable. Quindi questo cosa andrà a fare? Andrà ad abilitare il dataset di Zabbix, quindi la fonte di dati Zabbix più altri moduli che ci permettono poi di avere una visualizzazione migliore dei dati tipici di Zabbix all'interno di Grafana. A questo punto dobbiamo configurare il data source, add data source, e qua aggiungiamo, perché adesso è comparso, se non attivavamo il plugin non si vedeva il data source Zabbix, ok? Quindi come chiamiamo questo data source? Lo chiamiamo Zabbix, e poi qua ci dobbiamo mettere che cosa? Ci dobbiamo mettere l'indirizzo del nostro Zabbix. Quindi in questo caso possiamo anche mettere tranquillamente http due punti local host due punti, no, slash Zabbix, slash API, underscore, JSON, rpc.php. Poi ci mettiamo l'utente, che lasciamo quello di default, admin Zabbix, ma voi poi createne uno dedicato al Grafana. Verifichiamo che tutto funzioni, save and test, config file does not exist. Ok, perfetto. Ok, perché probabilmente abbiamo fatto un piccolo ci siamo dimenticati di una piccola cosa. Dobbiamo probabilmente far partire anche l'interfaccia di Zabbix. Non avevamo configurato l'interfaccia di Zabbix. Quindi next, qua ci dobbiamo mettere la nostra password che avevamo scelto. Andiamo avanti, questo via tutte queste cose. ZBX demo. Ok, gli diamo questo nome. Ok, admin Zabbix, e finalmente abbiamo il nostro Zabbix tirato su. Ritorniamo qua sul Grafana e vediamo se funziona. Data source update. Perfetto. Cosa dobbiamo fare adesso? Teoricamente abbiamo il data source installato. Dovremmo a questo punto avere una dashboard per visualizzare qualcosa, perché altrimenti non abbiamo nulla di utilizzabile qua al volo.
Quindi l'unica soluzione a questo punto magari potrebbe essere importare una dashboard direttamente da Grafana. Quindi potrei cercare su internet Grafana Zabbix server dashboard. Ok, andiamo a prendere questa qua è quella che sembra che sia funzionale. Poi ci prendiamo il copy ID to clipboard e adesso dobbiamo dirgli da qualche parte, perché chiaramente volete che io mi ricordi? No, assolutamente non mi ricordo dove andiamo a fare, eccolo, import, ok, ci mettiamo dentro il codice, load, ma ha caricato la mia dashboard, qua mi chiede qual è il data source è questo, e poi facciamo questo import, voilà. Funziona? Ni, non funziona. Perché? Perché probabilmente il data source che attualmente, la dashboard che abbiamo configurato magari ha qualche problemino, quindi cerchiamo di editarla in qualche maniera, quindi da edit, e qua come potete vedere è la situazione classica del modulo Zabbix all'interno di Grafana. Qui è molto semplice, perché questi qui sarebbero i group, sono gli host group. Qui hanno messo una variabile per poter sfruttare questo menu tendina, e poi qua abbiamo l'item tag, quindi c'è già il nuovo concetto di tag, item tag, anche nel plugin per Grafana, quindi è molto facile. Qual è il problema probabilmente in questo caso? È che non si chiama più così, perché nell'installazione nuova di Zabbix alcuni hanno rinominato i tag in component alcune parti. Quindi io questo qui potrei anche rimuoverlo e questo qua diventa online. Ok? Perché Zabbix Agent Ping esiste, infatti me lo suggeriva, vedete? Quindi ci abbiamo già anche una soluzione di suggerimento degli item che sono già configurati all'interno del nostro Zabbix. Faccio apply. Andiamo a vedere anche la CPU. Vediamo un po' la CPU. Anche qua, stesso problema. Qui abbiamo di nuovo il fatto che l'application non è sbagliata. Teoricamente è component CPU. Infatti, come per magia. Stessa cosa anche qua. Component memory. E voilà. E abbiamo anche la memoria. Come potete vedere, inizia a prendere vita. Tenete presente che questa è un'installazione che abbiamo fatto in questo momento, quindi i dati sono veramente pochi, ok? Perché l'abbiamo appena tirata su adesso. Ma quello che volevo dimostrare era che Zabbix 6.2 con Grafana 9.2 funzionano. E quindi, Matteo, mi dispiace, ma funziona tutto al primo colpo e tra l'altro fatto in 10 minuti dal sottoscritto con l'editina. Grazie a tutti di aver visto questo video, spero che sia di fonte, di illuminazione per qualcuno e ci vediamo le prossime settimane. Se vi è piaciuto, mi raccomando, datemi un bel like e un salutone da Dimitri. Ci vediamo la prossima puntata.